2, grazie Premier, grazie al nostro candidato Giovanni Gnocchi per la sua accoglienza, la sua amicizia, la sua forza. L'impegno che mi era stato proposto a cui ha voluto immediatamente di venire questo pomeriggio a Verona per andarmi a vedere Chievo Inter. Giocarcela tutta, non solo nello sport, ma anche in politica. E io spiego molto, perché questa partita, quella importante, quella politica, in Veneto ce la si giochi veramente utilizzando al massimo le nostre potenzialità. Perché le nostre potenzialità del PDL, del centro-destra, che si possa mettere tutte in campo nella migliore formazione possibile, credo sia stato importante trovare una forte unità, una forte condivisione, una forte coesione che oggi ho qui saluto e a cui rivolgo un abbraccio vero, profondo a tutti. Grande successo nell'Italia insulare, un ottimo successo al sud,
molte aree del nord-est e del nord-ovest, noi non abbiamo raggiunto la somma dei voti che provenivano da Forza Italia e da Enel, mentre al sud l'abbiamo abbondantemente superato, e anche in qualche realtà del nord. In altre realtà, nord-est e nord-ovest in particolare, siamo rimasti leggermente al di sotto del nostro potenziale. Noi abbiamo analizzato questo fatto e ci siamo chiesti perché. La mia analisi e la mia risposta è che un gruppo modesto ma significativo di elettori ex Forza Italia da N, in quel momento, vedendo che il pieno il simbolo che avevano sempre votato, quindi non avendo la certezza di quale fosse non nelle enunciazioni ma nella prassi la posizione del PDL su alcuni temi specifici, in particolare sicurezza e immigrazione, si è voluta andare sul sicuro, fare una sortita come quelli che vanno fuori porta, no? Con la famiglia cina, e sono andati dagli amici della Lega, per fortuna, non sono andati lontano. E passato un anno, in quest'anno credo che noi abbiamo dimostrato di voler mantenere quello che avevamo dichiarato, il partito è nato, le linee politiche ne parleremo anche brevemente subito dopo, sicurezza e immigrazione non sono più un enigma, faccio un solo esempio, se fosse stato lecito dubitare, ma era giusto, su una posizione per esempio riguardo all'indulto, quale sarà la posizione del PDL? Perché era l'unico tema su cui in Parlamento non eravamo stati proprio compatti. AN aveva votato con un pezzo di Forza Italia in un modo, un altro pezzo di Forza Italia aveva votato in un altro modo, la Lega aveva votato invece combatte, il PDL non appariva combatte. Dopo un anno, quando si è ripresentata l'emergenza afflusso e presenza delle carceri, la stessa che aveva ricordato, aveva determinato, cioè, scoppiano le carceri, bisogna fare di tutto, come ha risposto il ministro Alfano, come ha risposto il governo, come ha risposto tutto il PDL? L'indulto non se ne parla, costruiamo nuove carceri, questa è stata la risposta del PDL. Sul piano dell'immigrazione, vedete in questi giorni le risposte, le dichiarazioni di oggi di Berlusconi, ne parleremo dal primo minuto. E allora, quel tipo non ce l'hanno più. Allora io dico fraternamente agli amici della Lega, ci sono campi da analisi terminati fuori dai nostri recinti, perché la situazione sta veramente sbagliandosi. Pensate a Franceschini, che più che il leader di un partito italiano, mi sembra il leader di un partito australiano, dice perché che c'è. Perché lancia il boomerang, lancia delle cose che gli sono sempre fatte. Pum! Dice, vediamo se viene il 25 aprile, e Berlusconi fa il 25 aprile la festa di tutti gli italiani. Vediamo se c'è risposta all'emergenza del voto, e per la prima volta le risposte ci sono. Vediamo se sapete pulire l'acqua, e io e gli altri devo pulire. È ridere questo signore. Yeah, and I love it.